è iniziato con la consegna dei copioni della nuova commedia che metteremo in scena e era lo stesso giorno dell'anniversario di matrimonio dei miei genitori. Allora, siamo già al 22 ottobre, infatti questo mese non volevo fare il book vlog perché semplicemente sono partita in ritardo e quindi ho detto vabbè, non riesco a prendere tutto il mese, salto. Però ho pubblicato da poco il book vlog del mese scorso, mi è piaciuto talmente tanto che alla fine mi spiace non farlo per niente questo mese e quindi inizio da qui e magari lo unirò al book vlog di novembre. Da cosa parto? Da questo. Il cambio dell'armadio. Bene, siamo nell'ultimo fine settimana di ottobre e io praticamente durante questo mese non sono riuscita a concludere nessuna lettura. È possibile? È possibile. Perché sto leggendo La Regina Ribelle, che mi sta piacendo, ma praticamente è una Bibbia, nel senso che è scritto piccolissimo e le pagine sono sottili, sottili. Quindi non mi sembra, non riesco ad andare avanti alla velocità che vorrei. Sto leggendo tutta un'altra musica di Nick Hornby che mi piace, ma diciamo che dovendo alternare con questo, per ora sono ancora piuttosto indietro e sto anche leggendo Siete pazzi a indossarlo perché lo devo leggere per la prossima lettura del club del libro. Quindi praticamente sono sommersa. Voglio provare a darmi un obiettivo per questo fine settimana, non ce la farò mai, ma ce la metterò tutta. Vorrei riuscire tra oggi e domani, oggi è sabato, quindi tra oggi e domani a finire La Regina Ribelle. Mi mancano circa 200 pagine, quindi dovrei leggere 100 pagine oggi e 100 domani. Lo so che per molti potrebbe non apparire così complicato, ma dato che questo libro veramente le pagine scorrono lentamente, non so se ce la farò, ma se ce la facessi sarebbe già un grandissimo traguardo, soprattutto perché poi così la prossima settimana la potrei dedicare a Nei Corbi e quindi finire anche questo libro che comunque si legge più velocemente e alla fine dedicarmi con calma a questo per il club del libro, anche perché questo è molto molto interessante e ci sono tante cose che voglio sottolineare e mi voglio appuntare. Ci provo! Compleanno del maritino era una splendida giornata di sole, quindi abbiamo deciso di trascorrerla in campagna all'aperto, nella nostra campagna con i nostri cani e abbiamo aiutato anche l'azienda agricola dei miei suoceri facendo la vendemmia dell'ultima uva rimasta. Oggetto piatto. Non ci crederete mai, non ci credo nemmeno io, però ce l'ho fatta! Ho finito La Regina Ribelle, ho letto in ogni momento il libro di questo fine settimana e sono riuscita a portare a termine questo libro finalmente. Così adesso mi potrò dedicare tutta la prossima settimana a tutta un'altra musica di Neil Cornby. Vediamo se riesco a finirlo entro appunto tutta la prossima settimana, così poi in novembre lo dedicherò al libro scelto per il Club del Libro.
Durante questo mese abbiamo ritinteggiato il bagno e mi sono dedicata a due tipi di prove, quelle per la nuova commedia e quelle per il musical Hercules che metteremo di nuovo in scena all'inizio di dicembre. Allora, mentre aspetto che sia pronto il mio tè per la mia merenda quotidiana, vi volevo soltanto fare un aggiornamento di lettura perché credo di non averlo più fatto da quando vi ho parlato di Tutta un'altra musica di Nick Hornby. Eccolo qua, come vedete il segnalibro è ancora inserito perché non l'ho finito, ho deciso di abbandonare la lettura, non so se in maniera definitiva o meno, perché il libro mi stava veramente annoiando. Ho veramente provato ad andare avanti ma non ce l'ho fatta. Poi sto leggendo, anche questa lettura mi sta occupando più del previsto, Siete pazzi a indossarlo, quindi il libro sulla fast fashion e non solo. È un libro molto interessante che mi trovo a sottolineare di continuo e quindi ancora non l'ho finito, nel senso che quando lo leggo comunque ci metto la testa. Quindi non è una lettura super rapida perché voglio cercare anche di memorizzare le tante informazioni che mi sta dando. Comunque sono ormai veramente alla fine, in qualche giorno lo terminerò e non vedo l'ora di parlarvene perché mi sta piacendo veramente tanto. Infine ho in lettura Il Signore degli Anelli. In questo caso sto partecipando a un gruppo di lettura organizzato da Simona, la bibionauta, e ho deciso di partecipare perché non avevo mai letto Il Signore degli Anelli e quindi ho pensato fosse l'occasione giusta. Buongiorno, allora il vlog di dicembre inizia oggi, primo dicembre, con una giornata molto particolare perché ci esibiamo con il nostro musical Hercules e ovviamente vi porto con me. Allora ragazzi, lo spettacolo è andato bene, si vedrà dal viso, sono veramente stanchissima,
e le riprese dello spettacolo, insomma, della giornata saranno un po' saltuarie, però è ovvio, non riuscivo a riprendere con costanza. Comunque è andato tutto bene e sono felice di aver iniziato questo mese con questo spettacolo, e che insomma, quando ci esibiamo insieme, non lo so, è sempre bellissimo, sono sempre giornate splendide perché le condivido con persone meravigliose. E adesso finalmente vado a letto e comincia domani la mia prima settimana di dicembre, e manca sempre sempre fino a Natale. Ogni mattina per questo mese ho ascoltato dei podcast da questa meravigliosa app che appunto erano dedicati ai nuovi inizi, a trascorrere bene la giornata, ad essere più presenti, e mi aiutavano a iniziare la mia giornata in maniera positiva. Allora, guardate chi è tornato, e dico tornato perché questo albero è lo stesso dell'anno scorso. Oddio, ma alto! È lo stesso dell'anno scorso, l'abbiamo curato durante l'estate, insomma, più che altro mia suocera, grazie al cielo. E guardate, ci sono, non so se si vedono, ecco, ramettini più chiari, che sono la parte nuova, che è nata più di recente. E niente, è lo stesso dell'anno scorso, ce l'abbiamo fatta a non farlo morire, e quest'anno è anche bello grande. Quando sarà troppo grande per casa nostra, semplicemente lo pianteremo fuori e potrà crescere in libertà. Adesso è arrivato il momento di decorarlo. Eccoci qua, allora, presepe fatto, albero fatto, siamo molto orgogliosi, e anche la casa sta cominciando, insomma, a trasformarsi in una piccola casetta di Babbo Natale. Ma a parte questo, oggi condivido una bellissima notizia, ovvero il mio contratto è stato finalmente trasformato in un contratto a tempo indeterminato. È il mio primo contratto fisso in un posto di lavoro dove mi trovo molto molto bene. Lavoro lì già da 2 anni e mezzo, non era assolutamente scontato che mi venisse rinnovato appunto a tempo determinato, e invece oggi è arrivata questa bellissima notizia, quindi si festeggia. Ho comprato un po' di pesce per fare una bella cenetta di pesce con il maritino, al quale ancora non l'ho detto, quindi lo dirò quando tornerà dal lavoro. Quindi questo dicembre mi ha portato almeno una notizia molto molto bella, e quindi niente, non resta che festeggiare, sono super super felice. Il 5 gennaio il mio paese si preparava ad allestire il presepe vivente. Indovinate quale ruolo ho avuto io? Thank you.
non troppo, e mi consolo così. Oddio. Oddio mio. Ho iniziato a seguire anche un programma di riordino che mi permetta di avere non solo una casa più ordinata, ma di liberare anche tanto spazio, eliminando appunto tutte le cose inutili che si accumulano negli anni. Questo ovviamente è un progetto un po' particolare del quale vi parlerò meglio durante il book vlog del prossimo mese. Abbiamo concluso il mese di gennaio con un nuovo spettacolo, uno spettacolo di varietà dove tutte le entrate della serata sono state devolute in beneficenza. Queste sono le prove, non ho tante riprese dello spettacolo vero e proprio, quindi non mi vedrete, però insomma non importa, ci siamo come sempre divertiti ed emozionati. Grazie per essere stati con me, ci vediamo il prossimo mese.